Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni noi siamo qui per leggere la parola del Signore dal lunedì al venerdì, sempre a mezzogiorno oppure dopo, dove vuoi e quando vuoi, nella questa playlist di leggere la parola di Dio, questo piano meraviglioso che ci porta a conoscere la parola di Dio. Noi stiamo leggendo il libro dei Giudici e durante questa giornata noi leggeremo il capitolo 15, 16 e 17. Quindi andiamo insieme. Allora, scusate, il capitolo 15 e il capitolo 16 di Giudici. Quindi leggiamo capitolo 15, parola del nostro Signore. Giudici, capitolo 15. Al tempo della mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie. Le portò un capretto e disse: «Voglio entrare in camera da mia moglie». Ma il padre di lei non gli permise di entrare. E gli disse: «Io credevo sicuramente che tu l'avessi presa in odio, perciò l'ho data al tuo compagno. Sua sorella minore non è più bella di lei? Prendela dunque al suo posto». Sansone rispose loro: «Questa volta non avrò colpa se farò del male ai Filistei». Sansone se ne andò e catturò 300 sciacalli, prese pure delle fiaccole, mise i sciacalli coda contro coda e una fiaccola in mezzo fra le due code. Poi accese le fiaccole, fece correre gli sciacalli per i campi del grano dei Filistei e bruciò i covoni ammassati, il grano ancora in piedi e perfino gli uliveti. I Filistei chiesero: «Chi ha fatto questo?» Fu risposto: «Sansone, il genero del Timneo, perché questi gli ha preso la moglie e l'ha data al compagno di lui». I Filistei salirono e bruciarono lei e suo padre. Sansone disse loro: «Poiché agite in questo modo, siate certi che non mi fermerò finché non mi sarò vendicato di voi». E li sbaragliò interamente facendone una grande strage. Poi discese e si ritirò nella caverna della roccia di Etam. Allora i Filistei salirono e si accamparono in Giuda e si spinsero fino a Lecchi. Gli uomini di Giuda dissero loro: «Perché siete saliti contro di noi?» Quelli risposero: «Siamo saliti per legare Sansone, per fare a lui quello che ha fatto a noi». 30.000 uomini di Giuda scesero alla caverna della roccia di Etam e dissero a Sansone: «Non sai che i Filistei sono nostri dominatori? Che è dunque questo che ci hai fatto?» Egli rispose loro: «Quello che hanno fatto a me l'ho fatto a loro». Essi gli dissero: «Noi siamo venuti per legarti e darti in mano ai Filistei». Sansone replicò loro: «Giuratemi che voi stessi non mi ucciderete». Quelli risposero: «Noi ti legheremo soltanto e ti daremo nelle loro mani, ma certamente non ti metteremo a morte». Così lo legarono con le funi nuove e lo fecero uscire dalla caverna. Quando giunse a Lecchi, i Filistei gli si fecero incontro con grida di gioia, ma lo spirito del Signore lo investì e le fune che aveva alle braccia divennero come fili di lino a cui si appicchì il fuoco e i legami e gli caddero dalle mani. Poi, trovata una mascella di asino ancora fresca, stese la mano, la afferrò e uccise con essa 1.000 uomini. Sansone disse: «Con una mascella d'asino un mucchio, 2 mucchi, con una mascella d'asino ho ucciso 1.000 uomini». Quando ebbe finito di parlare, gettò la mascella e chiamò quel luogo Ramat Lecchi. Poi ebbe molta sete, invocò il Signore e disse: «Tu hai concesso questa grande liberazione per mano del tuo servo. Ora dovrò forse morire di sete e cadere nelle mani degli incirconcisi». Allora Dio fendé la roccia concava che è a Lecchi e ne uscì dell'acqua. Sansone beve e suo spirito si rianimò ed egli riprese vita. Perciò quella fonte fu chiamata En Acharot, En Acore,
essa esiste anche al giorno d'oggi a Lecchi. Sansone fu giudice di Israele al tempo dei Filistei per 20 anni. Giudici capitolo 16. Sansone andò a Gaza, vide là una prostituta ed entrò da lei. Fu detto a quelli di Gaza, Sansone è venuto qua. Essi lo circondarono, stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città e tutta quella notte rimasero quieti e dissero, allo spuntar del giorno lo uccideremo. Sansone rimase a letto fino a mezzanotte. A mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta della città e i due stipiti le divelse insieme con la sbarra e li si mise sulle spalle e li portò in cima al monte che è di fronte a Hebron. Dopo questo si innamorò di una donna della valle di Sorek che si chiamava Dalila. I principi dei Filistei salirono da lei e gli dissero, tentalo e vedi da dove viene quella sua gran forza e come potremo prevalere contro di lui per giungere a legarlo e a domarlo e ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento. Dalila dunque disse a Sansone, dimmi, ti prego, da dove viene la tua gran forza e in che modo ti si potrebbe legare per domarti? Sansone le rispose, se mi si legasse con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. Allora i principi dei Filistei gli portarono 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, e lo legò con esse. C'era gente che stava in agguato da lei in una camera interna. Lei gli disse, Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli ruppe le corde come un filo di stoppa, si rompe quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza rimase sconosciuto. Poi Dalila disse a Sansone, ecco, tu mi hai beffata e mi hai detto delle bugie. Ora dimmi, ti prego, con che cosa ti si potrebbe legare? Egli le rispose, se mi legasse con i funi nuove che non fossero ancora state adoperate, io diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. Dalila dunque prese delle funi nuove, lo legò e gli disse, Sansone, i Filistei ti sono addosso. C'era gente in agguato addosso. C'era gente in agguato nella camera interna e gli ruppe come un filo le fune che aveva alle braccia. Dalila disse a Sansone, fino ad ora tu mi hai beffata e mi hai detto delle bugie. Dimmi, con che ti si potrebbe legare? Egli gli rispose, se tesserai le 7 trecce del mio capo con i tuoi telaio. Lei le fissò al subito e gli disse, Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ma egli si svegliò dal sonno e strappò via il subbio e il telaio con l'ordito. Lei gli disse, come fai a dirmi ti amo mentre il tuo cuore non è con me? Già 3 volte mi hai beffata e non mi hai detto da dove viene la tua gran forza. La donna faceva ogni giorno pressione su di lui con le sue parole e lo tormentava. Egli ne fu rattristato a morte. Egli aperse tutto il suo cuore e gli disse, non è mai passato rasoio sulla mia testa perché sono un nazireo, consacrato a Dio dal seno di mia madre. Se mi tagliassero i capelli, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. Dalila, visto che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dire loro, venite su questa volta perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro. Lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece tagliare le 7 trecce alla testa di Sansone. Così giunse a domarlo e la sua forza lo lasciò. Allora lei gli disse, Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi dal sonno, disse, io ne uscirò come altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I Filistei lo presero e lo cavarono gli occhi.
lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo. Egli girava la macina nella prigione. Intanto la capigliatura che gli avevano tagliata cominciava a ricrescergli. Ora i principi dei Filistei si radunarono per offrire un grande sacrificio ad Dagon, loro Dio, e per rallegrarsi dicevano: il nostro Dio ci ha dato nelle mani Sansone, nostro nemico. Quando il popolo lo vide, cominciò a lodare il suo Dio e a dire: il nostro Dio ci ha dato nelle mani il nostro nemico, colui che ci devastava il paese e che ha ucciso tanti di noi. Nella gioia del loro cuore dissero: chiamate Sansone che ci faccia divertire. Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a fare il buffone in loro presenza. Lo posero fra le colonne. Sansone disse al ragazzo che lo teneva per mano: lasciami che io possa toccare le colonne sulle quali poggia la casa e mi appoggi a esse. La casa era piena di uomini e donne e tutti i principi dei Filistei erano lì. E c'erano sul tetto circa 3.000 persone fra uomini e donne che stavano a guardare. Mentre Sansone faceva il buffone, allora Sansone invocò il Signore e gli disse: Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, oh Dio, perché io mi vendichi in un colpo solo dei Filistei per la perdita dei miei due occhi. Sansone tastò le due colonne di mezzo che sostenevano la casa, si appoggiò a esse, all'una con la destra, all'altra con la sinistra, e disse: che io muoia insieme con i Filistei. Si curvò con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che c'era dentro. Così quelli che uccise mentre moriva furono di più di quanti quelli che aveva ucciso durante la sua vita. Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via, quindi risalirono e lo seppellirono fra Sorea e Estaol, nel sepolcro di Manoà suo padre. Egli era stato giudice di Israele per 20 anni. Parola del nostro Signore. Io ti aspetto che domani tu possa continuare a leggere la parola del Signore. Nel frattempo io ti saluto e prego che la grazia di Dio stia veramente nella tua vita e il Signore possa continuare a parlare della sua parola nel tuo cuore. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme, parola del nostro Signore.